Ti chiedo una cortesia, non ci permetto di togliere la parola ai relatori perché siamo qui per ascoltarli, però cercate di fare degli interventi, non dico brevi ma nemmeno lunghissimi, per dare la possibilità a tutti di parlare. Non me ne vogliate. Allora, chiedo di intervenire all'avvocato di Terra Vitale del Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, gruppo di intervento giuridico internazionale del CRE. Gigi, ho detto giusto o detto... Hai detto giusto, Federica, ti ringrazio. Grazie, ti ringrazio per l'invito e sarò nei tempi precisissima. Grazie, scusami. Dunque, Fabio è stato davvero molto bravo nel ricordarci tutti i grandi contributi che la rivoluzione cubana ha dato al diritto internazionale e alla storia dell'umanità. Ma tocca a me invece concentrare la mia articolazione su quello che è stato ed è ancora il più grande ostacolo alla piena realizzazione di tutto il potenziale che la rivoluzione cubana potrebbe dare al mondo, ossia il blocco economico, il famigerato bloccheo, per cui tutti i soggetti che veramente hanno a cuore la democrazia e il sistema di regole fondato sul diritto internazionale dovrebbero combattere con forza e con decisione. Facciamo un piccolo riepilogo. Che cos'è il bloccheo? Il bloccheo sono una serie di norme che impediscono il normale commercio di Cuba con i paesi terzi, non solo commercio di beni e servizi, ma anche la semplice operabilità sul piano dei mercati finanziari, quindi anche rapporti bancari, internazionali, pagamenti internazionali, eccetera. Un vero e proprio muro che serve a isolare Cuba dal resto del mondo. Il bloccheo viene portato avanti dagli Stati Uniti. Già all'indomani della rivoluzione cubana inizia nel 1963 con il Cuban Assets Control Regulation ad articolare tutto il quadro normativo che fino a oggi compone il quadro normativo di riferimento del bloccheo. Allora iniziamo nel 63 e fino ad arrivare poi nel quadro dell'Export Administration Act del 79 vengono attraverso la sezione 2401 viene in pratica completamente bloccato la possibilità di interscambio con beni e servizi non solo tra Cuba e gli Stati Uniti ma tra Cuba e tutto il resto del mondo. Negli anni 90 arrivano le legislazioni che danno il colpo di grazia e completano al 100% l'isolamento del quadro cubano, che sono la famosa legge Torricelli del 1992, la Cuban Democracy Act, e la legge Helms-Button del 1996, che si chiama Cuban Democratic and Solidarity Act. In pratica, come avrete notato, io ho nominato solo e soltanto leggi statunitensi, ed è questo il nucleo fondamentale dell'enormità della violazione del diritto internazionale che porta con sé il bloccheo, e cioè la norma di un paese, che sono gli Stati Uniti d'America, pretende di essere imposta anche a stati che non sono nella sua giurisdizione. Uno dei principi fondamentali del diritto internazionale è che ogni stato esercita la sovranità sul proprio territorio, non sul territorio degli altri. Invece queste norme che impongono gli Stati Uniti impongono dei comportamenti e dei divieti a privati, imprese e stati anche che non sottostarrebbero alla loro giurisdizione. Perché nascono queste
queste norme nascono all'inizio del 1963 come reazione al processo di nazionalizzazione che era stato fatto a Cuba dopo la rivoluzione. E se fosse stato soltanto una questione di reazione e si fosse limitato ai rapporti tra gli USA e Cuba, sarebbe stato, a determinate condizioni, anche un provvedimento legittimo. Però quello che rende assolutamente illegali queste sanzioni sono proprio il loro carattere di extraterritorialità. Extraterritorialità poi a quale fine? Quando noi in Italia parliamo della illegittimità del blocco, ci teniamo a sottolineare che lo scopo è quello di imporre un cambio di regime politico a Cuba, e tutti ci trattano, soprattutto i media e i media mainstream, come se fossero dei complottisti, ma come gli Stati Uniti, no, ma mica lo possono fare, non farebbero mai una cosa del genere. Invece queste cose sono scritte proprio all'interno delle leggi, all'interno della legge Torricelli, quella del 92, sta proprio specificato: se Cuba vuole far finire il blocco, deve accettare il libero mercato di stampo capitalistico, di stampo liberale, come vogliono gli Stati Uniti. Ed è proprio questa finalità, cioè quella di imporre, di coartare la volontà del popolo cubano affinché cambi il proprio regime politico, è proprio la negazione di tutto quello che il diritto internazionale invece vorrebbe. Il diritto internazionale si fonda su un principio che non può mai essere messo in discussione, che è quello dell'autodeterminazione dei popoli, e che è il principio, e nella sua doppia articolazione, di principio di non ingerenza. E viene esplicitamente citato all'interno dello Statuto delle Nazioni Unite. All'articolo 2, paragrafo 7 dello Statuto si dice che è vietata qualsiasi tipo di ingerenza politica che possa violare la determinazione degli Stati. Ma non solo, nell'ambito dell'organizzazione regionale questo principio dell'autodeterminazione è fissato anche nello statuto dell'Organizzazione degli Stati Americani. In pratica noi viviamo da più di 60 anni una criticità del diritto internazionale che mette in discussione il funzionamento e l'esistenza stessa del diritto internazionale, per cui combattere contro il blocco, fare pressione sui nostri stati perché a loro volta facciano pressione in sede internazionale per respingere assolutamente questo blocco, non significa solo sostenere Cuba e quello che lei significa per un futuro diverso per tutti, ma significa essere a favore e combattere per l'affermazione del diritto internazionale. Questo è il... Non so se ho qualche altro minuto o sono... perché sentivo già un mugugnare, perché se ho finito chiudo qua, se ho qualche altro minuto continuo a specificare. Federica, dimmi tu. Io sarei quella che ti capita. Allora, qualche minuto in più te lo diamo, però ti prego... posso anche finire. Mi premeva di dire soprattutto questo, che la lotta contro il blocco non è soltanto una lotta a favore di Cuba, ma a favore di un'igiene delle relazioni internazionali che serve proprio alla costruzione di quel mondo che abbiamo immaginato quando abbiamo scritto lo Statuto dell'ONU, un mondo che si basa sulla cooperazione e sul reciproco rispetto, e non sulla prepotenza di uno Stato come gli Stati Uniti, che cercano di imporre la propria visione del mondo a tutti per la guerra. E mi taccio. Io, scusatemi, prima di dare la parola a Ida, ti chiedo scusa Ida, io ho omesso di dire una cosa, prima ho peccato proprio di diplomazia, tra noi c'è anche il consigliere comunale di Campi Bisenzio,
Lorenzo Galletti. Chiedo scusa per non averlo presentato e volevo... che due anni fa sia il Comune di Firenze che il Comune di Campi Bisenzio hanno votato una mozione contro il blocco a Cuba, presentata appunto su proposta del consigliere Dimitri Palagi e del consigliere che non è presente in questo momento per ragioni di lavoro, Lorenzo Ballerini. Allora, passo la parola a Rita Cardelli, giornalista italiana residente a Cuba, ormai cubana, collaboratrice e lavoratrice di Prensa Latina e Cuba Debatte. Ciao Rita. Ciao a tutti, salve, saluto chiaramente con un grande abbraccio tutti quelli presenti, principalmente all'ambasciatore, a Ovieta, a Michele Curto, a Desia, a tutti. Baci. Vi ringrazio moltissimo di avermi interpellato e anch'io cercherò appunto di essere la più corta possibile per non fare delle parlate, lunghi discorsi, eccetera. Io volevo appunto trattare soprattutto il punto della guerra mediatica, già che sono giornalista, che fanno gli Stati Uniti appunto contro Cuba, che è molto importante soprattutto in questo momento, per quanto dobbiamo dire che da quando è stato inventato Internet negli anni 90, che Cuba ha fatto il sito di Infomed, che è stato il primo sito in internet creato appunto nel paese, devo dire che il gringo non ha mai smesso di cercare di penetrare appunto con hacker e manipolare soprattutto la mente dei cubani. E poi dal 2018 dicembre, quando sono stati ammessi i dati mobili nei cellulari dei cubani, chiaramente abbiamo avuto la piattaforma Zoom e molte altre, dove appunto soprattutto gli obiettivi erano i giovani, pensando appunto che fossero più vulnerabili quelli che si potevano convincere a fare una controrivoluzione. La cosa più triste che stiamo vivendo in questo momento è che dal famoso 11 luglio di quest'anno, che vi ricordate c'è stato un tentativo di controrivoluzione di proprio far cadere il governo. Da lì il compagno Joe Biden, che è quello che aveva detto che Trump aveva fatto tanti danni all'isola caraibica, si sta comportando molto peggio del compagno Trump. E infatti, cosa succede? Una piccola nota, dall'inizio del bloccheo e da tutte le misure che sono sempre state fatte contro Cuba, dobbiamo riconoscere che i democratici alla fine dei conti sono sempre stati quelli che hanno danneggiato di più il paese rispetto ai repubblicani, con leggi, come diceva giustamente Michela, e con appunto rappresaglie, cioè per dire Joe Biden, che aveva tanto criticato il fatto che questo Unione non possa mandare dinero a Cuba perché è stata una legge fatta da lui ed era un suo cavallo di battaglia durante la campagna elettorale per chiaramente tirare i cubani. È quasi un anno che lui è stato eletto e non ha ancora appunto questa posizione. Qui c'è l'ipocrisia, come sempre, alla campagna elettorale. Però ritornando all'11 luglio, dove c'è stata proprio cominciata una guerra mediatica incredibile contro Cuba, e soprattutto fatta da trolls, da bots, da falsi profili, che cercavano di convincere i cubani, che chiaramente non so, vivevano a Havana, che per dire a Camagüey c'era già un nuovo governo dal punto di vista del potere popolare, ed era assolutamente falso. Ci sono state appunto piccole manifestazioni che sono state subito fatte rientrare, e da lì i cubusanos, come gli dicono a Cuba i controrivoluzionari, stanno continuando comunque a tentare a una controrivoluzione, questa volta con delle famose, secondo loro, enormi manifestazioni che faranno il 15 di novembre. E anche qui è stata richiesta una supposta manifestazione pacifica, ed è poi subito si è saputo, ed sono stati già smascherati delle reti, che chi lo stava organizzando era chiaramente finanziato dagli Stati Uniti. E come è stato comunque da alcuni gruppi poi, cioè hanno creato la Fondazione Proattivo,
che doveva, quando c'è stata la votazione alla ONU, fare un'enorme manifestazione proprio davanti alla ONU, che alla fine non avevano partecipato 20 persone. Oppure ricordiamo la famosa flottiglia che doveva partire da Miami e attaccare Cuba, che alla fine hanno guadagnato 4 imbarcazioni. Cioè, questa frustrazione li porta sempre ad essere più aggressivi. Addirittura il nostro carissimo, tra virgolette, Roberto Saviano ha partecipato a questa guerra mediatica, ha utilizzato una fake news, cioè una foto di Betty Pagnol, che è assolutamente una compagna comunista, e c'era di lei che girava in rete una foto bellissima mentre stava sostenendo la bandiera cubana, e Saviano ha detto che era una povera una cubana, poveretta, che era contro la rivoluzionaria e che in questa foto dove si vede la sua passione era contro il governo, e al contrario, cioè sono state le manifestazioni che sono uscite poi sulle strade subito dopo a quelle contro le rivoluzionarie dei compagni del partito e del popolo intero. Per cui proprio sono... E quando Betty Pagnol ha chiesto in Twitter che Saviano chiedesse scusa, eccetera, chiaramente nessuno l'ha considerata, perché loro avevano già ottenuto quello che volevano e non gli importava assolutamente il diritto di questa persona. Addirittura il Senato di Cuba in agosto ha approvato che porterà internet a Cuba. Non abbiamo ancora capito come, e soprattutto perché credo che l'internet deve essere sovrano, deve essere del paese dove c'è. Non può venire nel Senato nordamericano qua e andare secondo loro una loro internet. E così ci sono appunto tantissimi altri esempi che si possono fare. Io personale, io non posso pubblicare, faccio un esempio, nel sito del Quadrivato Italiano dall'11 luglio, perché gli attacchi mediatici fanno cadere continuamente il manager e non riusciamo a mantenerlo praticamente nella web per poterci lavorare. E i compagni di Quadrivato in spagnolo, anche loro hanno 1000 di attacchi al giorno, è incredibile, tutta la fatica e tutto il lavoro che comporta, perché proprio Biden ha messo già un esercito di persone solamente per contrastare la possibilità di connessione che hanno i capi. Niente, io finisco qua, così non vi annoio di più, e poi ci sarà da parlare di vaccini, mi immagino che Michele anche parlerà della collaborazione appunto del vaccino tra Italia e Cuba, cosa che sicuramente ha comportato perfino l'attacco in Italia nel Vaticano del controrivoluzionario Otaola, e che tentò appunto di manifestarsi persino nel Vaticano. Ci siamo arrivati a questi livelli ed è davvero incredibile. Comunque il bello della resistenza del popolo cubano, che non solo è resistente ma anche resiliente, cioè proprio dalla contrarietà e da tutti questi problemi sanno sempre estrapolare il meglio, e per cui da tutti i problemi praticamente riuscire ad ottenere cose positive, fatti positivi per loro. Per cui saluto tutti e lascio la parola agli invitati con un saluto classico, Padre Umberto di Sereno. A salutare le persone che sono in sala e ringrazio la cooperativa Occhi Froghi e il vicepresidente Antonio Novali che ci sta aiutando nel filmare e lasciare traccia storica di questa conferenza. Tra l'altro è stato membro dell'associazione Italia Cuba, storica associazione di solidarietà nei confronti di Cuba, e c'è qui il segretario del circolo di Firenze di Italia Cuba, Marco Fantelli, che dopo ci saluterà. Intanto ho l'onore di passare la parola al giovane, che sicuramente conosce tutti, ricercatore del CNR Fabrizio Chiodo, nonché collaboratore del Centro Scientifico di Ricerca FILA in Cuba. Ciao Fabrizio. Grazie. Ciao a tutti, ciao. Volevo ringraziarvi intanto, grazie Federica per aver organizzato tutto questo e per aver unito tutta una serie di persone molto più importanti di me, con molta più esperienza di me, e ti ringrazio per avermi incluso in questa lista. Saluto l'ambasciatore Michele Enrique,
i ritrovo di tutti quanti quelli che sono, hanno perso un po' del loro tempo in questo sabato di fine settimana per ascoltare la nostra voce. Allora, io sono un ricercatore che dal 2014 ho l'onore di collaborare con l'Istituto di Vaccini Finlay a Lavana, e questo mi ha cambiato la vita in diversi aspetti. Sono qui per raccontarvi un pochino quello che è riuscito a fare Cuba, ma soprattutto cercare di dare alcuni spunti, e sarò brevissimo. Spunti soprattutto dovuti al fatto che forse a volte abbiamo sempre guardato Cuba come quel posto bello dove si prova a fare qualcosa, dove lo Stato riesce a fare qualcosa, ma molto spesso ci scordiamo che sicuramente da un punto di vista biotecnologico, per esempio, quel modello potrebbe essere chiaramente esportato. E allora ragioniamo un attimino sui numeri. Allora, aspetta che me lo segnali qui. Allora, era intanto un esempio, un punto chiave per me. Era l'11 aprile del 2011, quando nel 2021, scusatemi, quando muore la prima bambina pediatrica da Covid-19 a Cuba. È stato un momento molto duro, perché quella bambina, paziente oncologica, è morta per due motivi. Il primo motivo è perché a causa del bloccheo quella bambina non aveva accesso alle dovute terapie oncologiche e pediatriche. Secondo, perché senza il bloccheo, in quel momento quella bambina sarebbe stata già vaccinata. Era il 2 agosto del 2021, quando a Cuba si registravano 10.000 casi di Covid-19. I casi è sempre un poco difficile da analizzare, ma ragioniamo su una cosa. C'era il 2 agosto il 25% di positività dei test. Oggi i casi sono 700 e la positività del test è del 3%. Siamo passati da un 25% di positività a un 3% di positività dei test. La vacuna ha funzionato, i vaccini hanno funzionato, stanno provando in tutti i modi a distruggere quello che è successo. È stato qualcosa di eclatante, più bello, più grosso, più immenso di tutto quello che si poteva immaginare. Cuba in questo momento ha più del 90% della popolazione con una dose. Cuba è l'unico paese al mondo che ha iniziato una vaccinazione pediatrica. Cuba è l'unico paese al mondo che ha un vaccino a partire dai 2 anni di età e che ha disegnato un vaccino comunicato, Soberana 2, disegnato per i bambini. Ma com'è possibile arrivare a tutto questo? È bello sentire, guarda come sono stati bravi a Cuba. Sì, lo so e lo sappiamo tutti noi. Qui il passo è un poco diverso. Perché se parliamo di ingiustizie, se parliamo di diseguaglianze, quando in questo momento nei paesi poveri o indietro sviluppo, ma soprattutto nei paesi poveri, sono state distribuite il 3-4% di tutte le dosi di vaccino somministrate al mondo, quando l'Africa si vedrà totalmente vaccinata probabilmente nel 2024. E allora, continuare spesso a implorare il farmaci, togliere i brevetti, lottare contro quel tipo di approccio, a mio avviso spesso è un po' inutile, perché noi dobbiamo mettere in discussione il sistema economico, che ha un nome e un cognome, e dobbiamo utilizzare Cuba come modello. La biotecnologia di Stato è possibile, la biotecnologia pubblica è possibile. E per i paesi poveri e in via di sviluppo, quella è sicuramente una valida alternativa per il futuro. Allora, questo è quello che mi ha insegnato Cuba. Cuba mi ha insegnato che quel modello è esportabile e che io, che sono uno studioso, uno scienziato, quando ero all'università e tuttora, mi insegnano che se vuoi vedere il tuo prodotto passare dal bancone del laboratorio alla clinica, a un paziente o a un bambino, a un certo punto sei costretto a vendere la tua proprietà intellettuale a una spin-off, e poi questa spin-off pubblico-privata potrebbe a un certo punto crescere, ma se vuoi crescere a un certo punto hai bisogno del privato. Che è proprio un grande bluff, perché tutti i vaccini che sono stati somministrati nei paesi del G20 sono tutte idee nate dal pubblico, finanziate dal pubblico, inclusi in calcaio. Allora, non è grazie al capitalismo che siamo noi ricchi almeno ad avere dei vaccini immediatamente, è una falsità
scientifica, principalmente anche economica. E allora ricordiamoci sempre che Cuba ci ha dimostrato questa volta, andando oltre ogni sogno, andando oltre ogni aspettativa, che la biotecnologia di Stato è reale ed è possibile. Allora, ci sono diversi aspetti ancora da toccare, perché non è soltanto l'alta qualità della scienza e della biotecnologia, l'altissimo livello medico, come sappiamo, come abbiamo visto. C'è di fondo un altissimo livello culturale di divulgazione scientifica, perché non arrivi a vaccinare il 90% della popolazione se quella popolazione non crede nella scienza in tutto e per tutto. In questo momento a Cuba, anche i più gusanos nemici di Cuba, tutti Fidel, hanno fatto carte false per partecipare ai clinical trial, perché sanno benissimo la qualità di Abdala e di Soberano, lo sanno benissimo. E allora ecco il sistema educativo pure che andrebbe scortato, perché quando io che sto pagando il prezzo che avendo Soberana in Italia non ho il Green Pass, certo mi posso arrabbiare con questo strumento politico, non lo giudico, faccio un altro lavoro, ma di fondo mi arrabbio con chi non si è vaccinato, soprattutto nelle fasce della sinistra italiana che non hanno capito un bel niente, che non sanno niente. Vaccinazione che Big Pharma prende mazzate, è con la vaccinazione nel più breve tempo possibile che non avremo un vaccino aggiornato, che non ci saranno terapie domiciliari e che non ci saranno ricoveri in ospedale, perché tutte queste cose, ricoveri, terapie domiciliari, eparina, ossigenazione, eccetera, eccetera, sono tutti business di Big Pharma. Mentre, come ci ha insegnato Fidel Castro, dagli anni 70, ecco il concetto di vaccinazione che un paese povero si può allontanare dalla richiesta quotidiana di antibiotici, può ridurre i costi dei ricoveri dei loro bambini. È un concetto stupendo e questo dobbiamo ricordarcelo sempre. Chiudo con un paio di esempi che qualcuno ha già sentito in questa campagna con Enrique. Due esempi. Uno è una foto del professore Vicente, è il direttore di Finlay, è una persona straordinaria. C'è una foto di lui a Cienfuegos durante l'ensaio clinico in pediatria, quindi durante il clinical trial in pediatria. C'è Vicente in ginocchio che spiega a una bambina il perché si deve vaccinare, come funziona il vaccino. Vedete, Vicente oltre ad essere una persona straordinaria scientificamente, poteva essere il CEO di una company negli Stati Uniti, poteva farsi miliardi, poteva già essere in pensione con uno stile di vita sicuramente più elevato, poteva stare con una scrivania a scrivere pubblicazioni e a fare interviste. Vicente è stato dietro dal primo atomo dei Soberana fino a parlare con una bambina in ginocchio a clinical trial. Ecco, Cuba si riassume sicuramente in questo concetto. Vicente è uno dei tanti esempi, dei leader di più Cuba fa. Questo esempio per me è uno dei tanti che mi hanno insegnato. E concludo con l'ultimo, il più forse toccante. Quando ero a La Habana, clinical trial in pediatria, i pagliacci terapeutici che sono stati organizzati per supportare i bimbi in questo percorso di vaccinazione durante il clinical trial, un pagliaccio con un telefono finto chiede a tutto un gruppo di bambini, potete telefonare a chiunque nel mondo in questo momento e potete chiedere tutto quello che volete. Allora mi sono avvicinato, mi aspettavo che volessero un giocattolo, che volessero una piscina, che volessero chissà quale altra cosa. E una bambina bellissima dice: io voglio che tutti i bambini vengano vaccinati. E il pagliaccio chiede: ma tutti i bambini di Cuba o tutti i bambini del mondo? Io voglio che tutti i bambini del mondo vengano vaccinati. Vedete, in questo episodio, come in altri, non c'è propaganda, non c'è il partito comunista che punta una pistola in testa a quella bambina. In questo episodio c'è la forza di un paese, la forza di un paese. Quello che hanno dimostrato a Cuba, con questi vaccini, con questo
modo di gestire la pandemia, soffrendo, perché a luglio e agosto, che anche lì è stato terribile quello che è successo a Fuegos, comunque Cuba ha dimostrato ancora una volta che la biotecnologia di Stato è possibile. È l'esempio di Vicente in ginocchio davanti a quella bambina spiegando le clinical trial, è l'esempio di quella bambina a cui hanno insegnato fin da piccola alcuni valori, sono quelli che dobbiamo sempre cercare di difendere e imparare anche che quei valori non devono rimanere a Cuba, ma devono essere esportati. Vi ringrazio. Ci tengo a nominarvi perché tutte le persone che sono sedute qui sono ovviamente per Cuba, per la rivoluzione e per la solidarietà, anche l'ambasciatore Urbano che rappresenta questo faro nel mondo e questo esempio di solidarietà e umanità. Quindi presenti sono Duccio Pignoli, segretario di Fondazione Comunista di Campi di Bisenzio, e ci tenevo anche a presentare Francesco Sapuzzi, che è collaboratore della Banda Bassotti, che è un gruppo musicale famoso, molto solidale con Cuba, che ha scritto diverse canzoni e fa anche campagna non solo per Cuba ma anche per il Donbass e per altri paesi che hanno bisogno del nostro appoggio. Ora cederei la parola a Elvio Vieta, che ci tengo, siccome nel corso di questi suoi viaggi ha fatto, credo che abbia visitato circa 28 città più o meno, se non sbaglio, in questi corsi li abbiamo nominato, gli abbiamo dato incarichi diversi senza che lui lo sapesse, abbiamo sbagliato diverse volte nel dare la spiegazione di chi è Elvio Vieta, quindi io ti specifico, Elvio Vieta è un giornalista, lavora per la rivista politica del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, non è medico come abbiamo naturalmente detto in questi giorni, ma ha fatto parte, ha seguito la Brigata Medica Internazionalista Cubana che è stata a Torino durante il periodo del Covid, l'ha seguiti passo per passo proprio per lasciare traccia scritta di ciò che accadeva, la collaborazione tra i medici italiani e i medici cubani che per la prima volta sono arrivati in Italia. Enrico Vieta ovviamente parla spagnolo, qualcuno di voi conosce lo spagnolo, però per chi non lo conosce fa una traduzione così capite tutti quello che vi dirà. Grazie. Sì, che chiede tu qua il microfono, si può. Sì, ma per un attimo lo puoi sentire. He tenido el privilegio de acompañar a los médicos y enfermeros cubanos en diversas ocasiones. Ho avuto il privilegio di accompagnare i medici e gli infermieri cubani in diverse occasioni. Estuve con ellos en los países más pobres de América. Sono stato insieme a loro in diversi paesi poveri dell'America. Después de unos huracanes intensos que azotaron Nicaragua, Honduras y Guatemala. Dopo dei huracani che hanno praticamente atterrato hanno massacrato questi paesi, Honduras, Nicaragua e Guatemala. Estuve durante la epidemia, una epidemia de las tantas che ocurren del cólera en Haití. È stato anche ad Haiti quando c'è stato appunto il colera, la pandemia del colera. Y también en Venezuela. E anche in Venezuela. Pero además, me uní a los médicos y enfermeros cubanos de la gente RIC cuando acudieron al África Occidental. Sono stato insieme ai medici della Brigata Internazionalista di RIC quando sono stati in Africa Occidentale. Durante la epidemia dell'Ebola. Durante appunto l'epidemia dell'Ebola. Sobre cada una de estas experiencias he escrito libros. Y per ognuna di queste esperienze ho scritto dei libri. Y los he escrito porque creo firmemente en las palabras que una de las ponentes que me antecedió expresaba con vehemencia. E lo scritti con la stessa, per la stessa cosa che ha detto la relatrice precedente
che appunto ha detto questa cosa con molta veemenza. E la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba no es solo una lucha por un acto cruel, injusto. Allora, la lotta contro il blocco economico, finanziario ed economico contro Cuba non è una lotta contro appunto questo blocco solo perché è un atto crudele e ingiusto. È también la lucha por construir un mundo de relaciones internacionales basado en la solidaridad y la cooperación. È una lotta che si basa sulla costruzione delle relazioni internazionali che abbiano come sfondo la solidarietà. Eso también son las brigadas médicas y cubanas. Questo è anche il senso che hanno le brigate mediche internazionali. Che non solo contribuyen a salvar vidas, sino también contribuyen a construir ese mundo nuevo por el que luchamos. Che non contribuiscono solo a salvare vite, ma contribuiscono anche alla costruzione di questo mondo diverso per il quale lottiamo. Quando voi viaggio junto a ellos, no solo o no tanto me interesa el aspecto estrictamente médico como el ideal social que ellos representan. Cuando li seguo no me interesa solo strettamente il concetto medico che appunto portano avanti, ma soprattutto l'ideale solidale che portano avanti con il loro lavoro. Yo creo que no existe ningún grupo de científicos, de médicos en el mundo que haya trabajado en culturas musulmanas, precolombinas, africanas. Io credo che non ci sia nessun gruppo medico al mondo che abbia prestato la sua opera in un mondo e una cultura completamente diversa come quella musulmana, precolombiana e africana. Lo cual de alguna manera también desmonta el mito de que existe una guerra de civilizaciones. Questo diciamo smonta il mito che esiste una guerra di civilizzazione. En realidad esto es algo que debe testimoniarse. Se establece siempre una relación entre los médicos y los enfermos, los pacientes, muy clara, muy diáfana, muy directa. E devo dirlo, sottolinearlo, che si crea sempre una relazione molto stretta, molto franca, molto familiare tra i medici e i pazienti. Porque los médicos cubanos no se consideran a sí mismos parte de una clase social superior. Perché i medici cubani non si considerano parte di una classe sociale superiore. Se sientan a la mesa a comer con las personas, más por no decir pacientes, los amigos del barrio más humildes. Si siedono a mangiare e a condividere i pasti non solo con i pazienti, ma anche con gli amici quelli più umili, dei quartieri più umili. Son capaces de tocarlos como amigos, de cargar junto a ellos los cubos de agua. Sono capacissimi di abbracciarli, toccarli, avere contatti e di aiutarli anche nei lavori quotidiani come potrebbe essere portare un secchio d'acqua. Y esto lo perciben las personas a las que ellos atienden y también ellos, por supuesto, les abren entonces el corazón. Ovviamente le persone che ricevono questo affetto lo percepiscono e ovviamente aprono a loro il loro cuore. El coronavirus, la pandemia, propició, digamos, que una gran cantidad de médicos y enfermeros cubanos acudieran a colaborar, a ayudar a otros países. Lo sviluppo del coronavirus ha fatto in modo che i medici cubani potessero comunque aiutare a combattere questa pandemia in diversi paesi. Hay que señalar que eso, que 57 brigadas estuvieron en 41 países. Bisogna sottolineare che ci sono state 57 brigate in 41 paesi del mondo. En América Central, en el Caribe. In America Centrale, nei Caraibi. En América del Sur, en Europa. In America del Sud, in Europa, in Africa. En el Medio Oriente. E in Medio Oriente. Todavía hoy hay 17 brigadas en 14 países. Attualmente ci sono 17 brigate mediche in 14 paesi. Esto ocurría precisamente en el momento en el que el bloqueo económico se aggrediva contro Cuba. Tutto ciò accadeva nel momento in cui il blocco economico aggrediva sempre di più Cuba.
ocurría en el momento en que nosotros enfrentábamos, como todos los países del mundo, los efectos económicos de la pandemia, pero también los efectos en la salud. Tutto ciò accadeva anche nel mezzo di tutte le difficoltà che, come tutti i paesi del mondo, abbiamo dovuto affrontare per il Covid, le condizioni economiche e anche di salute dei nostri cittadini. E quando los balones de oxígeno, los aparatos de respiración mecánica eran bloqueados, detenidos, para que no llegaran a Cuba. E tutto questo accadeva quando le bombole d'ossigeno e i respiratori non arrivavano a Cuba perché erano bloccati. Quando il petrolio, che non solo è necessario per alumbrare una sala, también è necessario per che funzionino esos aparatos en los hospitales, se impedía che llegara a Cuba. E tutto questo accadeva quando il petrolio, che non è necessario solo ad illuminare una sala, ma anche a dare il motore a perché funzionino questi strumenti, non giungesse a Cuba, quindi era bloccato anche il petrolio, l'arrivo del petrolio. Perché Cuba non stava dando, ni da, ni nunca ha dato, lo che le sobra, Cuba entrega parte de lo che tiene, lo poco che tiene lo comparte. Perché Cuba non dona ciò che gli avanza, ma condivide quello che ha. Quiero contarles, tuve el privilegio también de participar, como ya se ha dicho, con la Brigada Médica Cubana en Turín, en Italia. Ho avuto anche l'onore appunto di far parte della Brigada Medica Internazionale Cubana appunto che è stata a Torino. Escribí un diario que se publicó recientemente en italiano. Ho scritto un diario che è stato recentemente pubblicato anche in italiano. Participé también en un libro colectivo coordinó Michele. Ho partecipato anche alla scrittura di un libro collettivo di cui ha fatto la coordinazione Michele Busto. Perché credo che è importante empujare il concetto, es decir, hacer que ese concepto, sembrare il concetto della solidarietà, sembrare il concetto della hermandà. Perché credo che sia necessario e indispensabile piantare, far crescere il concetto della solidarietà e della fratellanza. Perché nunca antes como hoy la pandemia ha demostrado que el mundo o se salva juntos, o nos consideramos todos un solo país, o vamos a perecer. Perché mai come oggi la pandemia ci ha dimostrato che o ci salviamo tutti insieme come unico mondo o perderemo. Cuando regresamos a Cuba, quando siamo rientrati a Cuba, el avión aterrizó en La Habana y nos reunimos, yo era parte de la brigada, no soy médico, pero era parte de la brigada, me siento parte de la brigada. Cuando l'aereo è atterrato, io non sono medico, però mi sento parte della brigada, ci siamo tutti riuniti quando è atterrato a La Habana, scusate. Vimos un video, sí, una videoconferencia en, online, en vivo con el presidente Díaz-Canel, que nos recibió. Abbiamo avuto una conferencia online video con el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Esto es algo inusual, puede parecerle a usted exagerado. Una brigada de médicos y enfermeros que llega de otro país que sea recibida por el presidente. Diciamo que esto es una cosa inusual, o comunque vi può apparire una cosa exagerada que un presidente de una república riceva i medici provenienti da una missione. Pero esto no era más que el reflejo de algo todavía más profundo. Y esto no es otro que el reflejo de algo que es mucho más profundo. Porque cuando nos abordamos los tres ómnibus que recorrieron una parte de La Habana hacia el hotel donde nos hospedamos para la cuarentena. Porque cuando siamo saliti sui tre autobus que nos han portado en albergo porque dovevamo comunque fare la quarantena provenienti da un altro paese. Vivimos la experiencia más extraordinaria de nuestras vidas. Abbiamo vissuto la esperienza più straordinaria della nostra vita. Los cubanos estaban en las esquinas, en las aceras, en las calles, aglomerados para vernos pasar y nos aplaudían. I don't know.
sulle strade, sugli angoli, sui marciapiedi, sulle strade, e applaudivano e gridavano e omaggiavano i medici cubani. Io mirava, io quería hacer el papel del periodista, ¿no? Y ubicarme en una posición ajena a lo que estaba sucediendo. Yo volevo un po' fare il ruolo del giornalista, no? Mettermi da una parte e seguire un po' la mia oggettiva quello che stava succedendo. Pero era imposible. Pero era imposible. En los balcones, en las ventanas de los edificios, aparecían personas de todas las edades que con el puño cerrado si toccavano il pecho. E dalle finestre c'erano persone di tutte le età che chiudevano il pugno e si toccavano il petto, toccandosi il cuore. Io quiero insistir en esto porque me parece que es algo sumamente importante. Que los que entregan solidaridad también crecen, también se curan. Curan el cuerpo de otras personas, pero también se curan a sí mismos. Chi offre la solidarietà, e questo lo voglio sottolineare, sono persone che crescono, che curano, ma curano anche la loro anima. E io credo che cada vez che los cubanos viajan a cumplir una missione di questo tipo. E io credo che quando i cubani partono per compiere una missione di questo tipo, Cuba gana, Cuba è más solidaria, más revolucionaria. Cuba in questo modo vince, guadagna, è più solidale e più rivoluzionario. Si lo, il popolo di Cuba, in mezzo a un bloqueo brutale, con molte necessità economiche, una vita quotidiana che a volte è difficile. Se Cuba nel mezzo del blocco e comunque nel mezzo delle difficoltà che spesso la vita porta e che comunque è difficile da affrontare, siente orgoglio, sin embargo, de que sus médicos y enfermeros vayan a otros países a ayudar. E sento un orgoglio, nonostante questo, per i propri medici che vanno in altri paesi ad aiutare, aun a riesgo de sus vidas, anche a rischio delle proprie vite. Si las madres de esos médicos, las esposas y los esposos sienten orgullo de esos profesionales. Se le madri, le mogli e i mariti di questi professionisti sentono orgoglio perché loro vanno fuori a praticare missione, Cuba está salva. Allora Cuba è salva.